Va bene. Io mi soffermo su alcuni temi del capitolo che in parte sono già stati sottolineati, però vale la pena di riprenderli perché credo che l'aspetto metodologico di Marx, nonostante le apparenze, non è affatto facile da essere assimilato. E riprendo da quel discorso che appunto avevamo già sottolineato a proposito del grossolano empirismo, che dice Marx si capovolge in una falsa metafisica. Questo si capovolge, mi pare che non vada perso, nel senso che nel linguaggio filosofico dell'epoca e in quello di Marx in modo particolare, ma anche in elencanti, questo senso del movimento che inverte uno stato di cose, che capovolge qualche cosa e in questa maniera rimette la cosa a posto, questo motivo stilistico sia largamente, largamente diffuso e ovviamente è corretto porsi il problema del perché, cercando di non dare una risposta troppo ovvia. È chiaro che siamo in un'epoca rivoluzionaria, anche se quando Marx scrive il Capitale quest'epoca è sostanzialmente trascorsa, perché è con il 48 che raggiunge l'apice e poi mano a mano le situazioni si placano, però è vero che esiste e continua la rivoluzione industriale, è vero che continua il processo di allargamento dei confini del mercato, è vero che continua quella riflessione della cultura su se stessa, per cui si mettono in questione posizioni, temi che erano tradizionalmente acquisiti. In questo senso io non credo che sia fuori luogo ricordare ancora una volta Stern, perché questo romanziere inglese, nella sua critica alla sistematica estetica in particolare, ma in realtà a tutta la cultura che ha ereditato l'Inghilterra, e lui in particolare, dato che era un uomo di chiesa, un pastore, ecco, questo personaggio ci dà molto il senso di questo scuotersi di un mondo dalle fondamenta, della rimessa in discussione di tutto, dal punto di vista etico, politico, economico, eccetera. E questo credo che si possa dare come sfondo del linguaggio che dicevo, anche se ovviamente se l'osservazione restasse così sarebbe semplicemente scomparso. Dunque, il grossolano empirismo, per tornare al testo, si capovolge in una falsa metafisica. Ovviamente il capovolgimento è nel contrario, cioè l'empirismo che si capovolge nella metafisica. Questo movimento è ovviamente un movimento di tipo dialettico, l'opposto che implica il proprio opposto, e si capovolge nel proprio opposto.
si evolve una falsa metafisica che si sforza di inferire un gran numero di fatti empirici direttamente, mediante una semplice astrazione formale, dalla legge universale e di ragionare correttamente su di essi fatti mediante quella logica. Quindi il tracciato è semplice, c'è questa sovrabbondanza di fatti empirici su cui si mette l'accento, che stanno al centro dell'interesse, ma questo interesse si capovolge nel proprio contrario, cioè in una nuova metafisica, vale a dire la molteplicità dei fatti empirici è scandagliata in maniera tale da ridurli ad una regola semplice dalla quale si pretende poi di tornare a dedurre i molteplici fatti empirici. Appunto, come già notavamo, questa è la struttura che nella Sacra Famiglia per Marx caratterizza il pensiero speculativo e che anche Hegel descrive, il pensiero speculativo anche Hegel descrive in questa maniera. Però ecco, credo che vada sottolineato questo, molteplicità dei dati e viaggio fino ad arrivare all'opposto della molteplicità dei dati, cioè la semplicità di una regola razionale. Poi di nuovo questa regola razionale semplice ha da capovolgersi in maniera tale da rendere la molteplicità dei fatti empirici. Quindi siamo sempre all'interno di quel movimento di capovolgimento dell'opposto nel proprio opposto, mancando però un momento, cioè il momento della mediazione. Dall'opposto passo all'opposto dell'opposto, ma manca quel termine terzo che autorizza e giustifica il passaggio. Manca la mediazione. E sappiamo che sia per Marx che per Hegel il pensiero mistico, magico, è proprio caratterizzato da questo, dal fatto cioè di passare da un estremo all'opposto senza mediazione, immediatamente. Di qui tutta la polemica contro il sapere immediato che, come è noto, è parte sostanziosa dell'argomentazione hegeliana, delle diverse opere di Hegel. Adam Smith dice che l'imprenditore non avrebbe interesse ad impiegare un lavoratore se questo non fosse un lavoratore produttivo di plusvalore. Ne avrebbe interesse ad investire maggior capitale se il profitto non stesse in una determinata relazione con la totalità del capitale anticipato. Qui nel discorso di Smith vengono mescolate due categorie fondamentali, e cioè la categoria di plusvalore con la categoria di profitto. Sappiamo che dal punto di vista di Marx il plusvalore è la quantità di valore prodotto dal lavoro operaio e non pagato sotto forma di salario, quindi è la quantità di valore eccedente il salario, e il profitto è la proporzione tra il valore prodotto complessivamente e tutte le spese che il capitalista ha anticipato per arrivare a quella produzione. Quindi non ci sono solamente i salari, c'è la spesa per le materie prime, c'è la spesa per il capitale fisso, il macchinario, e la spesa per la rendita fondiaria,
dato che la fabbrica di soldi si interrino e quindi si deve pagare una rendita al proprietario terriero. Smith confonde i due livelli. Pensa subito il profitto nella forma del plusvalore e il plusvalore nella forma del profitto. Perché dal punto di vista di Marx è necessario invece distinguerne con molta precisione? Per via della cosiddetta composizione organica del capitale, cioè il capitale investito in un'industria, in un ramo industriale, è fatto ovviamente di anticipazioni per il pagamento dei salari, per il pagamento delle materie prime, per il pagamento del materiale fisso e per il pagamento della rendita fondiaria. Se il profitto è dato da quella frazione che ha al numeratore la quantità di valore prodotta complessivamente e al denominatore la quantità di anticipazioni complessivamente fatte, allora succede che più il capitale è costretto ad investimenti in capitale fisso, cioè macchinari, in tecnologia, e più le anticipazioni sue devono crescere. E quindi crescendo il denominatore diminuisce il tasso di profitto. La contromossa dal punto di vista padronale è quella di aumentare il tasso di plusvalore, cioè fare in modo che la quantità pagata, anticipata in salari, sia sempre minore rispetto alla quantità di valore prodotto dal proletariato. Ecco, lo scontro tra tendenza alla diminuzione del tasso medio di profitto, tendenza all'aumento del tasso medio di plusvalore, questo scontro è uno dei motivi fondamentali del movimento del capitale, delle crisi del capitale, del ritmo di esistenza del capitale. Se non si tengono presenti distinti due concetti, profitto di plusvalore, proprio il problema della crisi del capitale resta non chiaro. Ne resta chiaro come si può fare ad uscire dalla crisi. È del tutto evidente che non è per caso che nelle grandi società occidentali, con grandi macchinari, un'industria altamente evoluta, un uso massiccio della scienza, della tecnologia e della produzione, tende a affermarsi una forma di contratto lavorativo a tempo determinato, fuori di garanzie di regolamentazione nazionale, cioè proprio nel momento in cui cresce la necessità di anticipazioni per il capitale, diminuisce il costo della forza lavoro e quindi cresce il tasso di plusvalore a compenso della tendenziale caduta del tasso di plusvalore. Ora, l'osservazione che fa Adam Smith, per cui se il capitalista non potessi immaginare di avere un ricavato superiore alle spese anticipate della produzione, non entrerebbe in produzione, è una motivazione ambigua perché
a che fare con la psiche. Si dice, ma non ha senso che una persona si... qualcuno. Ora, questo è interessante, che nel pensiero economico borghese che Marx critica, la compresenza di livelli diversi appare in forma mistica, cioè senza mediazione. Cioè il problema economico che ha immediatamente come spiegazione una motivazione psicologica. Per esempio, quando Adam Smith parla del lavoro qualificato che viene retribuito più del lavoro normale, dice che in questo modo la società esprime la propria stima per quel lavoro più complesso. Quindi è un fattore che con l'economia non c'entra, che viene dato a spiegazione di un fattore economico. D'altra parte, Adam Smith aveva già introdotto la psicologia in modo ambiguo, perché poi dopo torna indietro, si mangia le cose, quando parlava della divisione del lavoro, in quanto affermava che la divisione del lavoro corrisponde a qualche cosa di connaturato all'uomo, il quale, a differenza degli altri animali, può parlare e quindi può entrare in contatto con gli altri se passi attraverso un fuoco. Può entrare in contatto con gli altri e può, attraverso questo contatto con gli altri, soddisfare una molteplicità di bisogni che non saprebbe come soddisfare con la sua sola produzione. Non è difficile cogliere dietro questo motivo un tema che sarà ricorrente nel pensiero borghese, cioè la socialità che è basata sull'egoismo. Io ho bisogno di cose che non posso produrre, quindi ho bisogno del rapporto con l'altro per avere queste cose. Quindi il mio riconoscimento dell'altro è mediato dal fatto, è giustificato dal fatto che in questa maniera io venga a sopperire un bisogno che è mio. Quindi il mio egoismo fonda la mia socialità. Questo è il passaggio. Ovviamente tema centrale nel pensiero di Kant, tema che nel Settecento abbiamo con Mandeville e la favola delle api, ma a prescindere da questo è un atteggiamento di pensiero generale questo di fondare l'altruismo sull'egoismo, appare anche nel libro che Adam Smith scrive su problemi etici, il punto di vista del borghese è il punto di vista dell'individuo isolato e quindi diviene problematico per il borghese fondare la socialità. Donde l'uso della Robinsonata, come Marx dirà, non nella l'introduzione a quella cosa. E donde anche quel tipo di atteggiamento etico, chiamato utilitarismo, in cui il presupposto è che l'individuo abbia di fronte a sé un campo di scelte possibili e possa valutare quale tra queste scelte è preferibile. Preferibile in che senso? Qui le risposte degli utilitaristi sono diverse. Scegliamone una semplicemente, preferibile è quella scelta che produce un maggior quantità di felicità. Una maggior... benissimo.
Ora, quello vabbè, Adam Smith coglie immediatamente il più svalore della forma del profeta, quello che dicevamo prima. E questo è un tema fortemente ribadito da Marx. Come scrive Adam Smith, i profeti del capitale sono del tutto diversi dal salario del lavoro. Essi si orientano secondo leggi del tutto diverse e non hanno alcun rapporto con la quantità e la natura di questo preteso lavoro di ispezione e direzione. Essi si orientano del tutto sul valore del capitale anticipato e sono maggiori o minori a seconda della grandezza del capitale. Questo è quel tema che dicevo prima, e cioè, Adam Smith, ovviamente non è il solo, vede la produzione anche come un'attività che è sottoposta a un'attività di controllo, di direzione, di organizzazione, e c'è un personale specializzato a svolgere queste funzioni. Dice Smith, non bisogna confondere però questo lavoro con il lavoro di chi produce merce. Quindi soltanto lo sforzo fisico di chi mette in atto la propria capacità di lavoro e produce merci è un tipo di attività che non ha a che fare con l'attività di chi sorveglia, organizza, per esempio modernamente taglia i tempi, no? E determina una certa struttura della catena di montaggio, del lavoro di lavoro. Ed è interessante questo, che siccome la gente occupata in questo lavoro prende di solito un salario più alto rispetto a quello degli operai, si pone il problema perché. E qui di nuovo torna lo psicologismo. Questo lavoro è fortemente stimato dalla società e quindi è evidente che quando si tratta di retribuirlo, lo si retribuisca ad un livello superiore del lavoro del comune operaio. Questo sempre per ribadire questa intromissione continua della psicologia. D'altra parte, se noi avessimo a che fare con questioni di epistemologia, vedremmo come lo psicologismo costituisce una certa componente della riflessione epistemologica tra 7 e 800 componente della riflessione epistemologica è anche la lotta contro lo psicologismo. Nella ricerca di procedure oggettive del conoscere, che non sono dovute da preferenze psicologiche, ma dal fatto che così e così è strutturato il conoscere del mondo, il conoscere oggettivo. Ora, qui en passant, io sto traducendo una cosa di Hulz, proprio su problemi non conoscitivi, cioè lui fa riferimento centralmente alla materialismo antico di Cimabellini, e sottolinea con forza la caratteristica del conoscere nell'accezione marxista come rispecchiamento e non come costruzione. Cioè, il risultato del conoscere è il risultato di un'operazione di rispecchiamento da parte della mente della realtà e non di un'attività di costruzione da parte della mente della realtà. Cioè, quello che è interessante però,
che improvvisamente viene citato come testo epistemologicamente di grande rilievo il testo di Popper sulla conoscenza obiettiva, e quindi viene sottolineato il tema della falsificazione. Come ricordate, Popper considera compito della scienza non quello di verificare che un certo discorso sia vero, ma che non sia falso. E è accettabile in ambito scientifico un discorso se e solo se offre esso stesso la possibilità di sottoporlo a falsifica. Quindi se io dico tutti gli uomini sono X, non ho possibilità di nessuna falsifica. Se io dico tutti gli italiani sono fatti in una certa maniera, allora ho un campo determinato che mi consente di vedere se è vero o non è vero l'enunciato. Ora, che vuol dire la preferenza per il motivo della falsificazione invece che della verificazione? Vuol dire esattamente il contrario di una rappresentazione della conoscenza come rispecchiamento. E se la conoscenza rispecchia come stanno le cose, si tratterà di vedere se la descrizione dello stato di fatto che la scienza ha assicurato corrisponde o non corrisponde a come stanno le cose. Invece la faccenda non è così semplice. Infatti, se io sapessi come stanno le cose, non si capirebbe perché dovrei mettere a verifica l'enunciato scientifico. Se io dico oggi piove, apro la finestra, hai visto che piove? Allora, se è talmente semplice, ma io apro la finestra, non dico neanche che piove, apro la finestra e dico, tu hai visto piove? Invece la cosa deve essere un po' più complicata. E allora, siccome la cosa è più complicata, dice Popper, esiste una possibilità di editare quegli enunciati metafisici che non consentono una critica di essi. È possibile, cioè, formulare gli enunciati in maniera tale per cui si indica nella formulazione stessa dell'enunciato qual è la strada da percorrere per mostrare che è falso. Ora, Holtz sottolinea il pregio di questa posizione e dice addirittura che la conoscenza può essere vista come qualche cosa di funzionale, di pragmaticamente rilevante, cioè capace di indurre comportamenti che abbiano una rilevanza pratica, un successo pratico, il che non c'entra assolutamente nulla con il rispecchiamento. Vuol dire che vengono ingarbugliate prospettive epistemologiche diverse. Io non so se questo deve venire dal fatto che Holtz, quando ha scritto questa cosa, era molto vecchio, o dal fatto che lui ha scritto degli appunti e poi i suoi parenti l'hanno messo insieme e l'hanno dati all'editore perché li pubblicasse. Comunque, per come il testo si presenta questa ambiguità. Perché la cosa ci interessa? Perché appunto, quando noi andiamo a valutare una teoria scientifica, noi andiamo a valutare un complessivo mondo fatto di strumenti tecnici, fatto di strumenti linguistici, fatto di interessi. E non possiamo quindi se non collocare in un ambiente storico determinato una proposizione che potrà essere vera o non vera, falsa o non falsa, se io però la capisco, e per capirla bisogna che io ne
faccia emergere il senso storico determinato. Per esempio, non è una bizzarria, no, di Adam Smith, se lui può scrivere delle pagine in osanna dell'economia moderna che con la divisione del lavoro ha creato una grande possibilità di produttiva, perché ha costretto la gente alla specializzazione, quindi ha risparmiato tempo e ha acquisito abilità notevoli intorno a quel certo ramo che, mischiandosi con gli altri rami, danno la produzione complessiva. Fa tutto questo discorso e non parla mai della condizione dell'operaio. Ora, non è perché non la vede, non è perché è un ipocrita, anche se Marx parla di cinismo dell'economia politica, ma perché il taglio, l'impostazione, lo schema di una certa cultura è orientato in una certa maniera. È orientato nel senso del favorire lo sviluppo delle forze produttive capitalistiche. E quindi ovviamente non mette in moto questo senso. Vediamo ancora. C'è un inglese, uno scozzese mi pare, nonostante il cognome, Lauderdale, il quale scrive in questo turno di tempo e critica Adam Smith, sottolineando come Adam Smith non faccia altro che riprendere temi che già John Locke aveva impostato. Perché vale la pena sottolineare questo? Secondo me vale la pena per questo motivo. Bisogna solamente abbandonare una concezione del conoscere come se l'autore della conoscenza, l'uomo che conosce, lo scienziato, il ricercatore, il filosofo, siano improvvise apparizioni. No, c'è una storia dietro, c'è una storia che li produce. E allora ecco che diventa molto difficile, in realtà, andare a individuare dove sta esattamente l'elemento di novità di un certo pensatore rispetto ad altri. Anche il tema della falsifica popperiana, noi lo possiamo trovare in Aristotele, figuriamoci. Ora, allora qui è importante dire, ecco, nel momento in cui si va sviluppando la cultura della borghesia, Seicento, Gran Bretagna, e quindi anche tutte quelle rivoluzioni che riguardano l'ordinamento della terra, e lo sviluppo delle attività urbane, no? Cominciano ad apparire quei temi che poi progressivamente vengono ripresi da altri economisti, sviluppati, portati a fondo. C'è una storia e non bisogna mai perdere il contatto con la storia. E questo è un elemento fondamentale del tanto enunciato rapporto in teoria prassi nel marxismo. Direi sicuramente che questo aspetto per cui una teoria ha una storia che la produce è un aspetto centrale del nesso teoria-prassi, perché quella storia che sta al fondo della produzione teorica è una storia fatta di economia, di politica, di morale, di tante cose che prevedono poi il comportamento degli uomini. E bisogna, dall'altro lato, anche ricordare, questo è un curioso fatto, nella
che è un'undicesima tesi su Feuerbach, quando Marx dice che i filosofi hanno finora interpretato il mondo, il problema è cambiarlo. La prassi di cui Marx parla è la prassi rivoluzionaria, che cambia una società in un'altra. Cioè non è genericamente la prassi, non è genericamente la pratica, ma è quella pratica che, legandosi alle finalità che ricava da una teoria, assume un taglio rivoluzionario. È questa pratica a cui si lega il marxismo. Allora voi lo capite perfettamente che in una società stagnante, burocraticamente stagnante, il nesso della pratica può essere ribadito in 700.000 pubblicazioni, ma non c'è, perché manca la pratica rivoluzionaria. Ora, se voi mi consentite, vado un attimo in bagno. Se mi consentite. No, non so. No? Non so.